Un esperto reale ha escluso ogni possibilità che Zara Tyndall e la principessa Eugenie aiutino a sanare la frattura tra il principe Ferry e il principe William, poiché i Sussex hanno inflitto danni perniciosi e imperdonabili. Le possibilità del principe Ferry di riconciliarsi con la sua famiglia separata e con il principe William sono state messe in discussione da un esperto reale che ha affermato che tale prospettiva non è possibile, anche con la potenziale influenza dei loro cugini, Zara Tyndall e la principessa Eugenie, fin tanto che lui e Meghan Markle stanno insieme. La figlia della principessa Anna è stata fotografata insieme alla principessa Eugenia, mentre scendeva da un aereo a Oxford lunedì dopo un fine settimana in Medio Oriente, per il Gran Premio che ha sollevato dubbi sul fatto se i cugini potessero contribuire a Ferry e William a riparare la loro spaccatura in corso. Zara e suo marito Mike Tyndall sono noti per essere vicini alla famiglia Wales e i loro figli trascorrono spesso del tempo insieme. Nel frattempo, la principessa Eugenia ha mantenuto una stretta amicizia con Ferry per tutti questi anni, nonostante lui viva a migliaia di chilometri di distanza e si sia allontanato dalla maggior parte della famiglia reale. Il principe di Galles e il duca di Sussex non si sono parlati da un bel po', e secondo quanto riferito William non ha intenzione di fare ammenda con Ferry in tempi brevi. Ferry è stato allontanato dalla famiglia reale da quando lui e Meghan hanno lasciato i loro doveri reali e si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020. Da allora, hanno fatto una serie di affermazioni esplosive sui reali, tra cui Ferry che accusa suo fratello maggiore di un violento attacco fisico durante uno scontro per sua moglie Meghan, secondo il suo libro di memorie Spare. Ora un esperto reale ha respinto qualsiasi affermazione secondo cui i cugini reali potrebbero essere di qualche aiuto o in grado di sanare la faida fraterna. Thank you.